credo che abbiamo trovato la strada giusta, perché oggi la qualità, credo che in qualsiasi settore, così come l'amico Riccardo con Sell'Italia sta portando avanti progetti di qualità, anche noi sulla nostra Gran Fondo abbiamo deciso di puntare su questo. Così come dicevo, ecologia, in collaborazione con ERA, quella che ci aiuterà domani con tutti i contenitori specializzati. Proviamo, non dico ad educare il ciclista, perché il ciclista è educato, però fargli capire che quando va in bici non deve gettare per la strada quello che ha in tasca, se lo può mettere nel taschino dietro e poi quando arriva, eventualmente nei depositi con particolari carta, plastica, eccetera. Lo può fare. Ecco, questo è un obiettivo che è partito quest'anno e spero che i risultati già si vedano. La sicurezza, così come quest'anno con Media Sport, per tutti i partecipanti possono fare il test della frenata. Chi va in bicicletta sa che quel millesimo di secondo sulla frenata può dire tante cose. Ecco, perciò tutti domani gratuitamente i partecipanti possono presso lo stand di Media Sport fare il test della frenata. Assistenza lungo il percorso. Domani, oltre a uno staff di medici di Croce Rosse che ci dicono i nostri esperti che è l'unico. Poi, se volete, il dottor Casadio domani è a disposizione per dirvi quanti uomini sulla sicurezza sono sul nostro percorso. E così anche la parte dedicata ai meccanici. Domani avremo su dei quad, su delle moto, dei meccanici che i ciclisti con un tagliandino che hanno dentro il pacco gara possono in qualsiasi momento chiamare il meccanico per essere aiutati. Beh, il nuovo percorso, sì, diciamo quest'anno abbiamo deciso di abbassare a 150 perché crediamo che in questo periodo quei 10-15 km in più. Mettiti a sedere qua, amore. Ok. Perciò quei 10-15 km in più possono fondamentalmente disturbare. Ecco, perciò l'idea anche del prossimo anno di rimanere fermi ai 3.500, siamo fortemente convinti che questa sia la strada giusta. Noi, come diceva prima l'amico Mutton, già da tanti anni abbiamo pensato, non dico capito perché tanti l'hanno capito, però noi con grande passione e anche pochi giorni fa a Milano, con la Bocconi, con Confindustria, con veramente Tecnogym, Ducati, con realtà veramente importanti, abbiamo fatto un grosso convegno sul turismo sportivo. Perché crediamo che il nostro turismo, e qui c'è anche il nostro vice sindaco, che lui lo sa bene, che oggi è in una crisi di identità generale. Ma se lo sport in questo momento viene impostato in maniera giusta, può veramente dare un grande paracadute a questo turismo, che in questo momento sappiamo che anche qui la qualità del turismo, della motivazione può aiutare. Perciò noi, anche con il nostro Sportur Hotel, che è un percorso che è nato 2 anni fa, di mettere a disposizione degli sportivi un prodotto particolare per i ciclisti, i golfisti, i triatleti, abbiamo impostato il nostro programma e anche la Gran Fondo è impostata su questo. E anche Riccardo sicuramente è un per noi, oltre ad essere un amico, anche un partner importante su questo prodotto. L'Expo è cresciuto del 30%, ecco, perciò il nostro percorso oggi è qualità sia per quanto riguarda la gara, ma anche per quanto riguarda i servizi. E chi vive l'Expo lo può vedere, perché siamo veramente felici che aziende prestigiose scelgono il nostro spazio. E questo vuol dire che anche sul lavoro fatto dal nostro staff, che ringrazio Miriam, Dario e tutti i ragazzi che seguono per mesi questo lavoro, vuol dire che è importante. Ecco, così come ringrazio Cicloturismo e gli amici, in particolare Emiliano Neri e tutto il suo staff, perché ci dà tutti gli anni l'opportunità di essere dentro il prestigio e credo che anche lo sforzo nostro per garantire sempre una gara di qualità possa gratificarlo all'interno del suo circuito, così come l'Udace che in questi anni ci ha sempre seguito. Ecco, devo dire una cosa in particolare al nostro vice sindaco. Noi in questi anni abbiamo dato tanto a questa manifestazione, esatto. Io l'altro giorno, così in maniera un po' come posso dire provocatoria, ho detto non so se ci sarà il 2013, perché veramente la città deve capire che solo Sportur non se la può caricare sulle spalle. E fondamentalmente qui vorrei che tu passassi alla città questo messaggio, perché
perché sappiamo che l'economia è dura. Io ringrazio le aziende come Sell Italia, poi come Scott, come Campagnolo, come Envid che mi stanno aiutando, ma non ce la faccio più se la città non mi aiuta a poter sostenere questa manifestazione, che è un peccato fermarla, anche perché logicamente sappiamo benissimo che la settimana prima, adesso la prossima è Pasqua, sarà difficile, però di solito la Gran Fondo si colloca in mezzo a due weekend che si vede la differenza per la città. Però ti chiedo se puoi passare la città questo messaggio, anche perché, voglio dire, insomma, sarebbe un peccato perdere questo evento. Ecco, io direi che le cose importanti penso di averle dette. Ringrazio anche il CESP per questa grande collaborazione, Mario Cipollini, che per noi è un onore averlo a questa manifestazione, tutta la stampa, comunque poi siamo a disposizione per eventuali domande. Grazie. Grazie Claudio Fantini.